buongiorno amici come vedete oggi sono ricoperta da fiori bellissimi gialli perché l'avrete già indovinato è venuto qui ospite da noi un amico veramente uno degli ospiti più amati della nostra trasmissione ovvero il cardiologo mario trivellato Grazie ben ritrovato mario tu sei un esimio professore Grazie. ma siccome ormai ci unisce posso dire un'amicizia direi proprio, cioè. vuoi che ti chiami mario semplicemente ecco no. allora intanto ti ringrazio del tuo omaggio floreale no. che è un po il tuo biglietto da visita ecco amici vedete no. questi fiori queste rose Gialle meravigliose, le appoggio sul tavolino eh, così riesco a muovermi un po' meglio. Caro Mario, tu sei qui oggi con noi per una intervista così molto briosa, anche tra il serio diciamo e il faceto e il romantico, no? perché tra poco, il 14 febbraio, si avvicina la data fatidica, il giorno degli innamorati, no? poi c'è chi la trova una data molto commerciale, per carità una ricorrenza, un po' così, se vogliamo. Però con te voglio parlare di un argomento in realtà serio. Così, anche mm. comunque legato ai sentimenti, no? Certo. Quindi abbiamo intitolato la puntata di oggi Cuore e batticuore, certo. che è un po' quello che provano soprattutto gli innamorati, no? queste certo. palpitazioni, queste emozioni che risiedono poi uno le sente nel cuore, anche se certo. poi è il cervello che determina, vero? Certamente. Tutte queste palpitazioni. Ma allora con te, caro Mario, facciamo un po' il punto eh, relativamente appunto a queste emozioni, a queste alterazioni cardiache, batticuori, eh, appunto emozioni che vengono. Vissute come anche aritmie. Allora, intanto, però, prima di cominciare, eh, perché ci sono troppe cose da dire, quindi ti bene. passo dopo la parola, voglio dare una grande notizia no? che fa essere tutti noi padovani, ma insomma italiani, orgogliosi di te, perché sei stato inserito di recente sì, ecco, nel prestigioso eh, Who's Who. Che è difficile da dire sì. in italiano, who's who? però è l'elenco, diciamo la Bibbia, con i nomi dei più prestigiosi, illustri personaggi, insomma, nella medicina, nella cultura, nella letteratura. No? E tu, ovviamente, sei tra i 63.000. Sì. Vedo profili biografici raccolti nel volume che cita ogni anno le personalità ritenute eminenti a livello mondiale, appunto nei settori delle scienze, dell'economia, del lavoro e della medicina. Quindi, tra i primi al mondo a studiare le anomalie delle arterie coronarie. Certo. Trivellato, leggo qui, ha lavorato a Houston e in sì. Italia. Complimenti Mario. Grazie ed è, è, è stato proprio grazie all'esperienza di Houston dove ho lavorato due anni, mm -hmm. lì si facevano molti cateterismi al giorno, una trentina di cateterismi al giorno, quindi la possibilità di vedere queste anomalie arterie coronarie che a volte possono essere anche mortali. Mm -hmm. e le, e, mh, Ah, ho potuto raccogliere una casistica, e parlare a dei congressi, anche il congresso mondiale di cardiologia a Tokyo, ancora diversi anni fa, e le, mh, loro, mh, questa Bibbia, diciamo, perché è proprio un librone così, 63.000 nomi eh, con eh, sì. biografie, ah, e le, loro fanno, sono degli americani, fanno delle, investigazioni, tra virgolette, mm -hmm. a livello, e eh, pescano fuori le persone che loro ritengono abbiano contribuito eh, in maniera Profitta, mh, rilevante. Mm -hmm a qualcosa di degno di nota e per cui poi contatto una persona. Nel mio caso il motivo per cui sono stato citato è le anomalie arterie coronarie e per l'ECG, l'elettrocardiogramma transtelefonico che ho iniziato, che ho portato per primo in Italia ancora nel 73. Quando sono ritornato da Houston, Nel mio primo anno di lavoro a Houston. Vedi, anno le... anche della mia nascita, per chi volesse, così ho detto, anche la mia età. Che non si dice. Perfetto, però sono vedi? arrivata. Si uniscono sé, varie cose. Si uniscono, <ride> vedi, queste cose. Allora, eh, prima di entrare un po' nel merito sì. della eh, puntata sull'amore, gli innamorati, le palpitazioni cardiache, mostrami questo ECG trans telefonico. Vabbè. Ne abbiamo già parlato, però tu hai un ultimo eh, questo modello. questo è l'ultimissimo no? modello, vi assicuro che non prendo tangenti, che non prendo. No, la... no, infatti, tu figurati, illustrissimo professore. La... Ricordo, la... no, ma... ricordo, Mario, che sei stato già professore a contratto, vero? Sono sei tuttora attua, sempre tuttora sì. professore a Quando contratto. Quando me lo tolgono non sarò più. Eccolo, la... no, allora, figurati per se, se perdono una persona. No, no, sei professore a contratto dell'Università di Padova sì, e ricevi privatamente, giusto? Presso, presso il centro medico Vesalio, che è in via Sorio. Via Sorio, Capato, eh, ecco, allora do anche velocemente il numero di telefono, comunque ci vuoi, sono sì, i riferimenti sul sito, per chi volesse prendere appuntamento con te 049-723413, 723413, amici se no andate sul centro medico Vesalio, ecco ma torniamo all'ICG. Allora eh, vi mostro questo mostro di tecnologia, sono oh, 37 grammi. Eh, 36 grammi di pura tecnologia ultra -compatto. Che, ultra compatto e vedete le, uno è quasi il doppio di spessore di una carta di credito lo tiene in tasca mm -hmm. può essere in qualsiasi parte del mondo e la, ha delle aritmie perché il cuore poi vedremo no, batte, batte sempre in questo momento grazie a Dio batte però sì. noi lo sentiamo quando batte in maniera anomala mm -hmm. allora uno ha la percezione del cuore allora con questo Uh, super parecchietto in tasca, se lo mette sul torace, sotto sì. sulla pelle, vedete ci sono quattro elettrodi tiene premuto e eh, lui capta il ritmo cardiaco e, le, e poi e poi magazzinare fino a tre episodi di 30 secondi all'uno, l'uno che vi, mm -hmm. se, vi assicuro che le, eh, sono lunghi, bisogna contare fino a 30 per fare 30 secondi legati al cuore. Li capta e poi, e vedete, ha solamente due, eh, due tasti, sì. record e send. Sia registrare e, e inviare. inviare, quindi registra per, il dato, lo registra, lo immagazzina mm -hmm. e come lo invia? Eh, grazie a un comune eh, cellulare, anche senza andare nel mio, che è un po' che spera spento. Si è spento, mi sono <ride> <Bene>. <ride> ho guardato prima. Il mio è qui un mattone con un sacco di cose che non ho mai letto. L'istruzione però, ne fatto tantissime cose. Allora io ogni tanto scopro una nuove funzioni, sono vecchie funzioni. E computer. questo è il piacere della scoperta. No? Sì. E, hm, tutti i cellulari o quasi tutti i oggi hanno anche l'infrarossi, possono comunicare per... allora, cioè, quando... con, tramite bluetooth, bluetooth eh, no, bluetooth no? è una tecnologia l'infrarossi è un'altra ma non va bene in questo caso il bluetooth questo no, in questo caso funziona ah, o l'infrarossi con l'altro che è vecchio ma uh, di tecnologia ancora più elevata e sì. fa tutto lui non occorre uh -huh. staccare, però è per casi super selezionati. Questo diciamo può essere anche per gli innamorati. Eh, eh, bravo! Può documentare. Dire, anche un regalo che si possono un fare. Regalo, tu mi fai battere il cuore: no, è eh, vero, non sì. è vero. E io ti documento. E, è questa è la macchinetta della e verità? Il ragazzo tira fuori la tasca, o la ragazza tira fuori la tasca? Vediamo se è vero che ti fa sorridere. Ecco, questa può essere un'idea già carina, ehm. una cosa simpatica. Lo mette sul petto. anche a rischio per sì. chi dice le bugie, però esatto. Ehm. esatto Oppure uno le fa alcune domande tipo: mini macchina della verità? Esatto. No, eh, guardiamola. Lui capta tutto quanto e, le, e poi si invia. Eh, moltissimi cellulari adesso hanno anche la porta eh, ad infrarossi sì. qui nel. Che è, è dialoga con questa porta infarossi che c'è in questo uh, mostruoso mini apparecchio. Dialoga, fra loro, i dati vengono inviati al cellulare che li invia via automaticamente al centro di decodificazione che attualmente abbiamo in Padova. Eh, dobbiamo essere orgogliosi anche di questo. Di no, no, è, un centro, è un, privato, centro privato. un centro privato dove hanno decodificano tutti questi dati. E li inviano a me, eh, cardiologo, sì. referente, in questo che caso, come una email un e -mail, leggo. Certo. Altra modalità per inviare questi dati. E la, questo apparecchio ripeto sempre. Copro in maniera che non ci sia... Guarda, quella è la tua camera. Madre. Questa è la mia camera ecco, copro in maniera che non ci, sia, no, non ci sia niente da dire. Sì, sì, no, questo è un la, messaggio scientifico, vogliamo dirlo. Altra maniera da inviare o tramite il cellulare, col uh -huh. portale infrarossi, che diavolo, fra loro capta e invia certo che, bisogna un po' eh, saperne di, di ma, tecnologia, un minimo no, uno le mette davanti proprio sicuro è facile, che proprio basta avere un cellulare minuti 5 per io. però un cellulare di ultima generazione non i sì, bussolotti ma, di una nuovo no, eh, no beh eh, se ci vuole quello della nonna no, no quello, quello ecco, con eh, i numeri grandi della nonna adeguarsi un minimo moderni, ma assolutamente senza andare nei, nelle cose troppo chiare a 700 euro per uh -huh. intenderci cose. E la, Oppure altra modalità: se uno si sente in imbarazzo di usare, di mettere il suo cellulare di fronte, di fronte ah. a questo, lo, lo, quando va a casa, un telefono fisso, preme, send, uh -huh. quello che lui ha, ha recuperato lo mette di fronte a un telefono fisso e qui c'è un mini forellino che dialoga col telefono e lo invia al centro in Padova, che a sua volta è in pochissimi mm -hmm. secondi lo invia a me affascinante come Mario. è quindi può essere un test di prova anche questo per gli innamorati per San Valentino bene stiamo scherzando detto. Se è una provocazione è una provocazione però c'è della prossimiglianza perché in effetti anche certamente. questi cuori no, degli innamorati che ti sobbalzano nel petto sì. possono essere poi misurati monitorati qui adesso noi questo. possiamo prevedere se uno dice la verità o meno possiamo eh, dire d'altronde l'amore caro Mario no, sono gioie e dolori no? perché se certo. sei corrisposto il cuore ti palpita per, per la gioia. Però c'è anche chi dice mi si è spezzato il cuore no? per il dolore. C'è certo. chi muore anche di crepacuore, diciamo eh, la verità. No? Beh, noi al giorno d'oggi abbiamo visto, grazie alla tecnologia del cateterismo cardiaco che è ormai di ampiamente diffuso mm -hmm. e coronarografie, come ci sono dei vasospasmi, mm -hmm. i vasospasmi coronari integri, puliti da atroscleri, gli spasmi, le grandi arrabbiature, i grandi dolori, creano spasmo della coronaria dell'arteria, questa non porta sangue e si, ha, si può avere un infarto. Un infarto con rottura, rottura, quindi crepa, crepa. con rottura del miocardio con sangue che va in questo sacchetto, perché il cuore è come una mozzarella uh -huh. dentro un, un contenitore, no? le mozzarella quelle, eh, che vediamo, il che contenitore sangue esce, il cuore si è crepato, fissurato da un tipo particolare di infarto, quindi certo. non voglio… Spaventare non quelli che amano nessuno. pazzamente sì, non sono tutti a sì, rischio sì, di infarto ecco, la, so. eh, Non voglio terrorizzare nessuno, ma, eh, la, eh, ma esiste, quindi i detti popolari hanno sempre un, è un, è un fondamento, eh, un fa fondamento. parte del loro fascino. Come no? le leggende, le leggende c'è sempre qualche un cosa, un mondo di verità. Di, di la, ecco, eh, poi chi che... soffre, eh, c'è prima no? tutto anche un, un percorso doloroso dentro, eh. a livello psicologico. Beh, noi che... siamo qua. Eh, che debilita, qua. credo, tutto l'organismo, Sì, che anche il corpo, la, che può portare a una patologia cardiaca. Eh, può portare, a rif eh, per esempio, la, a ripetuti stress. Uh -huh. eh, chi fa un lavoro, chi fa un lavoro e tiene tutto dentro, tutto dentro. Quello è, è, passa una giornata in negativo, assoluto. E anche Se, chi cova un innamoramento chi cova, deve, deve parlarne i limiti possibili, bisogna parlarne perché questo si libera. Perché noi abbiamo il cuore, lo sentiamo battere, però lo stimolo parte sempre dalla testa. Quello che dico sempre, noi siamo qua perché una volta esatto. che abbiamo perso le funzioni cognitive, emotive, ricordo, le, noi eh, vediamo purtroppo... Questo uh, va, un, va sottolineato, no? perché Quindi, già gli antichi insomma tramandano questo detto che eh, tutto eh, il sentimento, l'emozione è sì. nel cuore, no? sì. nel cuore e nella pancia, però in realtà la sede sì, no? della sì. conoscenza, le nostre sì. elaborazioni mentali ed emotive sono nel cervello. Sì. Eh, beh, dobbiamo tenere presente che fino a Arvi... Due, il grande ecco. scienziato il inglese, gran scienziato inglese ma che male. ha studiato a Padova, È circolazione vero. cardiaca, la circolazione del sangue non c'era ancora. Quindi veniva indicato a livello del punto dove si sentiva ma a giorno d'oggi abbiamo potuto documentare questo con vari abbiamo. Ma guarda, ho qui esatto, non anche non un articolo di, di focus, lo cito perché è una sì. cosa molto carina. Che dice addirittura che stress San Valentino. insomma, <ride> Era un messaggio un po' ironico, Tutte. provocatorio. Però lo leggo appunto perché si rifà a quanto stiamo dicendo ora. Forse non sarà proprio la cosa più romantica da dire nel giorno degli innamorati. Ma l'attrazione nasce e muore nel cervello e non nel cuore qui Abbiamo sì. anche un'immagine del cervello visto i raggi X. Sì. Ma allora, perché a chi ci ha appena rifilato un due di picche, carina questa cosa, mm. si dice mi hai spezzato il cuore e non per esempio mi hai spappolato l'encefalo? Eh sì, eh, perché è una domanda. È, di... un modo di, è un modo di dire. Eh, legato eh, appunto ai a, detti. Alla, i proverbi, alla tradizione, ai detti, beh, dopo, Ma è indubbio che il cuore parte, la macchina parte perché c'è l'accensione. L'accensione è. L accensione. L accensione mm -hmm. è lo start, lo start, è dato dal... E infatti qui continuo a leggere tutta colpa del nostro muscolo cardiaco, che di fronte a incontri e situazioni inattese inizia a battere all'impazzata, preparando l'organismo a reagire come se ci trovassimo di fronte a un pericolo, no? È mm. la stessa reazione certo. fisiologica. Inutile cercare di spiegargli che di pericoloso nel primo appuntamento con il partner dei nostri giorni c'è poco o niente. Vabbè, qua dipende, opinabile. Sì, è opinabile. A seconda di chi è il partner. Qualsiasi emozione positiva o negativa implica una certa dose di stress cardiaco. Eh, responsabile, no, questa è un'altra cosa. Una bella consolazione per i cuori solitari che oggi perlomeno si godranno la giornata in tutto relax. Ah, ecco, Beh, quello, diceva eh, che stress Valentino sì. per chi è single. Eh, chi è insomma. single ci può essere aspetto positivo ma anche negativo. Ma anche insomma ma la anche, solitudine non sì. fa bene al cuore. La, la solitudine eh. dipende da come uno la vive. Certo. Eh, Penso che ognuno di noi uh -huh. eh, abbia bisogno di solitudine in certe in montagna. Se è cercata mare, non ha, fa male, è cerca, se è subita, esattamente, esattamente, viene vissuta come un'altra Ti la ringrazio, è eh, mentre è subire quindi apro una parentesi, non sì. vorrei aver spaventato prima l'infarto che si rompe il cuore. Tenete presente che l'infarto, l'esempio che porto sempre io, l'esempio pratico, è come incidente d'autostradale. Da Uno dice oh, ho avuto un incidente c'è una piccola ammaccatura del parafango, uh -huh. oppure è partito la, 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 lo specchietto, quello è quello un incidente. Poi un altro dice ho avuto un incidente stradale, ha preso una fiancata, già vedi la macchina e poi un altro sfascia la macchina. Quindi l'infarto, per infarto si morte, infarto miocardico, morte di una parte del muscolo cardiaco che può essere più o meno grande. Mm. Quindi l'esempio che noi abbiamo portato prima è il crepacuore, e la fissurazione, ecco, esiste, ma sono i casi estremi. I casi, quindi ehm, sappiate che l'infarto si può... Uh, sì, eh, eh, quasi sempre si sopravvive all'infarto mm -hmm. se l'infarto è preso in tempo e eh, trattato in maniera adeguata. Noi a ecco, Padova abbiamo un centro di prevenzione. altissima eh, ecco, prevenzione fondamentale e poi, eh, time is muscle, come dicono gli americani: tempo è muscolo, mm -hmm. eh, muscolo cardiaco. Se noi abbiamo dei dolori al petto, un dolori che vanno al giugolo oppure alle mm -hmm. spalle, alle braccia, soprattutto il sinistro, mm -hmm. o due o in sede, l'abbiamo ripetuto varie volte, ma penso che non sia mai abbastanza. Mai, ripetita iuva, sì, dicevano è, appunto... Sempre gli è fondamentale. In sede interscapolare di dietro, uno si uh -huh. sente stringere, e vedere eh, se si accentua camminando, si accentua camminando, vuol dire quella angina di petto, angina di petto, anche in sede anomala, che è quella più insidiosa, dietro, dietro le scapole. Le spalle, dentro, le non abbiamo più dolore quando ci fermiamo con l'angina ma se anche ci fermiamo il dolore aumenta sentiamo eh? 118. subito campanello d'allarme 118, visita, 118 perché è meglio una visita in più che eh, è salvare una vita perché si arriva si va direttamente eh, mh, poi lì c'è un, un filtro ovviamente mm -hmm. che eh, dà L'ok okay per entrare in sala cateterismi, fare un, eventualmente un un'angioplastica, mettere uno stent, stenti sono vari tipi, stent mm -hmm. normale oppure lo stent medicato senza andare nel... cose. Quindi ehm, intervenire poi sì, chirurgicamente. Ma questo messaggio che noi stiamo mandando va interpretato con la giusta. con il giusto spirito, senza allarme. Con il giusto, spirito, no? giusto calcio, perché uno se al primo dolore mi chiama 118, vuol dire che io non sono riuscito a spiegare bene. Il, mi addosso bene il concetto. No, Quindi deve un grande essere, comunicatore. Deve essere un dolore, mm -hmm. qualche cosa che da, da parte del giorno oggi, grazie alla televisione, mm -hmm. ai giornali, se uno segue queste trasmissioni e prende non il tutto nero o il tutto bianco, ma prende, ascolta dall'inizio a ventaglio, no? ma prende le, la parte. Eh, Parte Così, giusta più la legata risulta. al buon senso allo buon no? esatto, stile ecco. di vita, alle ecco. precauzioni, alla okay. prevenzione, perché l'infarto deve fare, anche uno che ha fatto l'infarto, poi può avere una vita perfettamente normale, a meno che eh, non vada a fare scaricatori di porto che certo, qui quindi si sottopone dice... a forze eccessive sì, oh, Ma tornando a Mario, perché sono affascinata nel mio romanticismo, no? Sì. Anche eh, da quello che l'amore comporta no? a livello proprio psicologico e fisico. No? Allora mm. torniamo. Un sì. po' le reazioni fisiche certo. che dà l'innamoramento. Sappiamo che già il bacio, adesso senza entrare troppo sì. eh, nei, nei termini, nei vari tipi, nei vari tipi no. appunto, non descriviamo no. la fenomenologia del bacio. Sì. No. Però parliamo di come già il bacio, Beh, questo primo approccio amoroso. Oh, vedete la regia che ci manda subito ah, in onda ecco. magicamente delle scene romantiche. Sì. Qui abbiamo addirittura Humphrey Bogart, no. vedo, Brad Pitt, insomma, bellissimo. bellissimo. Ecco, ma dicevo, già il bacio ti fa consumare, bruciare no, delle calorie. E questo ha un influsso positivo sì. anche no, sulla salute fisica sì, no? sì. e poi la contentezza, questa magia sì. che ti avvolge, no? il cuore comunque sì ti balza un po' di più nel petto ma quello non comporta quello, no. una quello direi che è salutare, no? quello direi che è salutare, ti libera poi libera le endorfine. Se, no? se vogliamo misurare le calorie nessuno ha mai fatto questo delle quante eh, energie viene, viene spese però c'è stato un cardiolo simpaticissimo proprio ah. qui di Padova, ma lì si è spinto un po' oltre, oltre il bacio, c'era anche l'attività sessuale. È certo, ma ha scritto un libro secondo i vari tipi di attività. Lui è, ha, ha fatto anche medicina dello sport, uh -huh. cardiolo e medicina dello sport. Un libro è andato anche una nota a trasmissione televisiva. Eh no, Dopo... allora lo voglio anche io. Eh, qui eh, scusa. Eh, una, um, è un personaggio. questo eh, è un allora personaggio. Sei una persona che conosci, tu sei anche un sì. bravo PR, mi hai mandato sì. anche molte belle sì, persone. Eh beh, questo, eh, beh, questo è un personaggio eh allora... che sarà la. Sicuramente simpatiche e ha mostrato quante calorie. Perché lui facendo medicina lo sport anche mm -hmm. allora ha detto: Perché non studiamo questo tipo particolare Però di sport? È, è un argomento universale, eh. no? Sì, Cosa c'è di più universale dell'amore? Qui vediamo tutte delle immagini romanticissime che condiscono eh. la nostra intervista. Eh. No? La contentezza, la gioia fa eh. stare bene, fa stare in salute. Il sangue no? pompa meglio perché il cuore lavora. Il cuore le, le, lavora, la, aumenta la frequenza cardiaca. Mm -hmm. Noi abbiamo una frequenza cardiaca. Che normalmente sui 60, 70, 80 dipende dall'attività fisica o da eventuali emozioni. Mm -hmm. Uno si emoziona e, e, e il cuore aumenta. Questo motore è, è, aumenta perché è pronto ad eventuali emozioni. Anche eh, prima c'era un filmato. Eh, finché era in di attesa, di guerra, che sicuramente chi era là in trincea in, in attesa dell'assalto, che va all'assalto, non aveva frequenze 70-battiti, ma era pressione aumentata: pressione aumentata e battiti aumentati, pronti a, ad affrontare eh, eh, il nemico, ma può essere anche nella, senza affrontare. La, la persona che ami, a cui vai bene, affrontare nel senso positivo del termine perché è un'emozione benefica in questo caso. Mm -hmm. Mentre l'esempio che ho portato prima, che casualmente ho visto, era eh, della era guerra, in, cioè, però quando non si è corrisposti in amore, questo uomo, questa donna che non ci corrispondono diventano quasi un nemico, no? E diventano cioè, dei dolori, delle sofferenze, delle notti insonni, pianti, lacrime. Cioè, vediamo gente che finisce anche in beh, psicanalisi, eh, insomma, eh, per amori non corrisposti Lì c'è una patologia cardiaca. Beh, eh, la, eh, lì possiamo entrare allora eh, nella depressione. Ah, sì. che la, eh, la depressione è stato documentato uh -huh. che, da lavori scientifici a livello internazionale che è uno eh, degli, eh, um, degli ultimi fattori di rischio cardiovascolare che da aggiungere al colesterolo alto, ai trigliceridi alti, al diabete. La, alla, depressione eh, al, eh, la depressione legata anche al colesterolo. L'ipertensione arteriosa, la depressione. Perché il depresso, il depresso cosa fa? Non fa più attività fisica, si lascia andare, non mangia in maniera sana. Mm -hmm. eh, diventa indifferente alla diventa vita. Diventa indifferente alla vita e quindi se un breve periodo... Um, può, passare. Eh, eh, può passare. Se invece uno si chiude in se stesso... Diventa un di, anche un fattore di rischio cardiovascolare. Queste sono attività scientifiche documentate, certo. prese in eh, studi fatti in ambito psichiatrico, uh -huh. la, eh, hanno potuto documentare, top numero di e Età e sesso rispetto a un altro numero hanno visto che c'era un'incidenza maggiore. Quindi la depressione è da sapere che è e la depressione al giorno d'oggi si può curare: ah, curare. Diciamo anche bene. questo, c'è una bella notizia nel senso che curare anche chi bene. soffre per amore questo lo diciamo come messaggio ottimistico se devi vai in depressione forza, esatto se vai in depressione può essere la forza di curarsi di rivolgersi a qualcuno e pensare che dietro l'angolo ci può essere sempre un nuovo amore vero Mario? sì certo io dico morto un papa se ne fa un altro <ride> nel, ecco nel, tu sei molto pragmatico ne, sì, no, vedi, no, ma è il modo di vita, dire del popolo Ma è, la vita va onorata e comunque appunto se uno non ti vuole non ti merita dicevano anche ecco, questo ecco non ti merita non esatto, ti non merita dire, non no, no esatto. ma va benissimo anche morto un papa se ne fa no, un altro Che è una realtà è una realtà che rende bene la bisogna Prima cioè, di tutto amare se stessi, tirarsi sul morale, sì, cercare pensare, di star bene e poi quando o, uno sta bene ogni giorno, la vita ti riserva giorno quando, quando inizio la giornata io dico: Questo giorno non torna più indietro. E infatti, questo questa giorno, è la ricetta della ma, tua vita. Ma lo dico nel senso: Non che mi vedo decurtato no, 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 oddio, come un chissà, regalo bellissimo eh, da vivere. fino Chissà in fondo. cosa succederà, a parte il fatto che quando anche dalla morte sono curiosissimo. Sono curiosissimo, Aspetta, speriamo, più lontano possibile. però sono estremamente curioso. La curiosità, a mio avviso, ti aiuta. Certo, il dubbio, lo stimolo, la curiosità no? ti aiuta. Per quello la vita, che accetta per tutto così. No? È eh, apatico, eh, allora, deve essere... Io sono sempre affascinata, Mario, dalle tue pillole poi di, di saggezza, di buon vivere, no? Si dice. Quindi ti ringrazio perché è sempre un piacere ciacolare con te. E poi direi di fare con te in questo momento gli auguri, insomma, a tutti gli innamorati, sia che sia una festa commerciale o meno, ma non solo per San Valentino, sempre, per sempre no? Perché sempre. amarsi è la cosa più bella del mondo, vero Mario? Ah, ah, amatevi e. Voliamoci bene nel Vogliamoci senso globale, bene, nel certo. bene, perché del bene c'è bisogno soprattutto uh, bene e bontà con questi tempi. Altruismo, altruismo, quindi altruismo, un amore in senso aiutare davvero globale. Aiutare il prossimo, proprio io la vedo nel senso Universale, globale. Universale cosa. è proprio lo sto dicendo col cuore in mano. Ah, ecco, detto appunto Le, da un grandissimo cardiologo: non poteva che essere il così. Il tempo passa per tutti, uh -huh. il, certamente difendersi quando c'è bisogno, non mai essere passivi. E, Sempre belli ottimisti, uno accumulo. E guardare che c'è sempre qualche cosa, abbiamo, ne abbiamo di cose da fare da scoprire, aiutare la vita prossima, è bellissima no. e tu la vivi davvero eh. fino in fondo, no, sei un esempio da seguire. Direi che. Caro questo... Mario, siamo arrivati, vedi questi rosso... Non mi di anche la... questa volta, il tempo con eh, te vola. Ma è, lo sai che vola, eh. Mario. Però Iniziamo. insomma <ride> io volevo averti qui oggi, intanto per eh. fare questa puntata sì, carina, beh. con la scusa, diciamo, con l'occasione di San sì. Valentino, però sai che potrai venire qui altre volte e poi mi omaggi sempre di questi fiori meravigliosi. Io ti ringrazio. Eh, condivido con gli amici che ci seguono da casa un abbraccio per te, un saluto. Amici Grazie. salutiamo e ringraziamo il professor Mario Trivellato, più in amicizia Mario per noi ormai che ci siamo affezionati a lui. Allora ti saluto Mario, io stacco con la pubblicità e poi amici vi aspetto certo. con due nuovi ospiti per parlare di un argomento davvero importante, la donazione del sangue cordonale. A tra poco.